Presentiamo il libro di Annalisa Ponti, che è qui con noi, che ringraziamo di essere qui, che è l'autrice di Storia di una principessa e della sua forchetta. Io sono contenta di vedere questi bambini. Vedrete che sarà insomma un'oretta molto carina, perché mi piace questa storia, spero che piaccia anche a voi. Incontreremo questi due bellissimi personaggi, Teodora e Giovanni, ma adesso vi spiegherà tutto Annalisa. Allora, vi dico che ovviamente poi se vi piace la storia, se volete acquistare il libro, in Anchor Store c'è, ci sarà. Oggi al prezzo di 10 euro. E ovviamente poi Annalisa si ferma e ve lo può anche autografare. Quindi ci vediamo poi alla fine, anche perché vi devo dare qualche notizia sui nostri appuntamenti di dicembre. Abbiamo in ballo la nostra grandissima festa di Natale il 18, quindi volevo darvi due o tre notizie. Io vi lascio, ringrazio anche Maurizio Calì, perché è il presidente dell'Associazione Italia Medievale col quale noi collaboriamo e organizziamo questi incontri appunto medievali. Grazie Maurizio per questo aggancio e buona presentazione a tutti. Grazie a te. Innanzitutto grazie mille di essere qui. Sono molto emozionata perché è la prima volta che io presento a delle lettrici dell'età giusta proprio la storia di questa principessa, e devo anche ringraziare Italia Medievale perché questo gruppo di appassionati di storia medievale si è fatto carico, ha un po' adottato questa storia, questa vicenda che è una vicenda medievale, e mi ha aiutato a organizzare e a fare in modo che questo libro incontrasse dei lettori, perché uno fa tanta fatica a pubblicare i libri, questo libro è una storia complicata, e se poi il libro viene pubblicato e non incontra dei lettori è francamente molto inutile. Di Venezia, lo è da tanto tempo in modo complicato, e un po' la città che fa in modo e che aiuterà Venezia a diventare grandissima, importantissima tra le città che si affacciano sul Mediterraneo, è una città molto lontana da Venezia che si chiama Bisanzio. Oggi si chiama Istanbul, una città che ha cambiato tante volte nome. Nell'epoca in cui è ambientata questa storia, la città di Venezia è in rapporti con la città di Bisanzio, molto più antica per tradizioni e soprattutto grandissima capitale. Città grandissima, ricchissima, dove da sempre praticamente arrivano da tutto il mondo conosciuto, era un mondo un po' più piccolo quello dei nostri personaggi, ma fondamentalmente dall'Europa, dall'Asia e dall'Africa arrivano le merci. Tutte, come dire, si raccolgono lì e poi da lì vanno in giro per il Mediterraneo e raggiungono anche l'Europa. Un'Europa che è ancora una terra un po' poveretta. Come studierete in prima media, succede all'Europa, che noi siamo abituati a immaginare quella che è, quindi un luogo dove si sta bene, un luogo di progresso, un luogo anche di bei principi dove si vive nel rispetto più nel rispetto dei diritti che in altri pezzi del mondo. In realtà l'Europa nel Medioevo è in una fase intermedia, e ci sono altre zone lungo le coste del Mediterraneo che sono molto ma molto più avanzate, senz'altro lo è la città di Bisanzio. Venezia è ancora una semplice cittadina di pescatori, poco più che un villaggio. Bisanzio è invece una grandissima città che ha tutto l'interesse di far crescere la città di Venezia, e Venezia ha tutto l'interesse per far rafforzare l'amicizia con la città di Bisanzio. Come succede non solo nelle fiabe, in realtà anche nella storia vera, ogni tanto gli accordi fra le città, il potere, diciamo, le cose dei grandi, si fa attraverso i matrimoni. Bisanzio e Venezia decidono di rafforzare la loro amicizia attraverso il matrimonio con una principessa bizantina, per l'appunto, che è la nostra Teodora, e un giovane veneziano che in questa storia non è il figlio maggiore ma è il secondogenito del doge di Venezia. Il doge è il rappresentante, quasi il capo della città di Venezia. Nascosto tra la folla dei curiosi, Piero il Castigatore ebbe modo di osservare a lungo l'affaccendarsi di mozzi e servitori intorno a quei bauli, il cui contenuto era indicato da un'etichetta scritta con eleganza.
vestiti bianchi, biancheria intima, vestiti verdi, bambole, animaletti morbidi, lenzuola, vestiti celesti, teli di lino per il bagno, tappeti grandi, vestiti per cerimonie, vasellame cinese, libri, vasellame comune, cuscini, tappeti piccoli, candelieri e altra argenteria, porcellane personali, vestiti rossi e pesanti, e così via, tanto che ci volle più di un'ora per scaricare tutto dalla nave alla banchina. Ma che diavolerie sono queste? Pensò preoccupato il predicatore. Questo Piero il Castigatore è molto antipatico, diciamo, che non conosceva il greco. Di quanti e quali oggetti si era dovuto circondare Teodora per vivere a Venezia? Perché questo è il nucleo della storia. Teodora è una principessa bizantina e viveva nel lusso, nelle comodità, nell'eleganza con cui le principesse bizantine avevano sempre vissuto. Venezia è una città molto più semplice, che non conosce quel lusso. Non conosce quasi nessun lusso, lo conoscerà più avanti, ma tutte quelle cose, tutti quegli oggetti che Teodora aveva voluto portare con sé in questo lungo viaggio che lo avrebbe tenuta lontana per sempre dalla sua città, per arrivare in un mondo nuovo dove costruire un'altra vita, lei aveva voluto avere con sé tutte queste cose, sono tutte cose in una quantità che i veneziani non riescono minimamente a capire. A dire la verità, le molte persone accorse al porto per seguire l'avvenimento ebbero sulle prime ben altre reazioni. Tutto quel bagaglio, quei bauli di grandi e piccole dimensioni e il veloce andare e venire dei marinai più che altro provocarono in loro stupore e ammirazione. Nessuno era in grado di capire che cosa quelle casse contenessero e molti provarono a indovinare. Pesce secco di Laguna Occidentale, orzo e miglio di Bisanzio, reti da pesca d'oro. Le idee migliori le ebbero quanti, per l'infelice posizione, non erano riusciti a vedere nulla. Schiave ignude condotte alla catena, liquori della felicità, sfere di cristallo, gioielli da distribuire fra i veneziani, monete d'oro, idoli saraceni. Arrivano questi bauli, hanno delle etichette, le etichette sono scritte in greco, perché a Bisanzio si parla in greco. Succede che invece sì, ma questa è una città incredibile, è una città che non è una città, è una città che sta sul mare, è una città dove non ci sono le strade ma ci sono i canali. Fa una fantasia e dice, va bene, allora se devo stare qui, io starò qui, ma farò in modo di trasformare questa città nella più bella città del mondo, che Venezia quasi, se non è la più bella, quasi c'è. E sarebbe tutto una meraviglia, sarebbe tutto molto semplice a questo punto. Teodora, i due si piacciono. Teodora, dopo questo primo shock che arriva in un posto di aver temuto di essere finita in un posto veramente squallido, capisce che quel posto lì ha delle potenzialità straordinarie, con la sua fantasia, la sua cultura, la sua forza può trasformarlo in una città meravigliosa, quindi sembrerebbe che la storia è finita. In realtà è cominciata il capitolo 9, questo non so che capitolo sia, ma è poco più avanti, in realtà la storia deve ancora cominciare. Perché? E poi non è che ve la racconto tutta, se no non ha senso, però in realtà Teodora e Giovanni hanno dei nemici, anche se sembra incredibile. Hanno dei nemici. Perché? Perché Teodora è una straniera, viene da lontano, viene da un mondo che non tutti conoscono, un mondo diverso. Lo sa benissimo Teodora di essere diversa, molto meno faceva il bagno tutti i giorni, invece ha dovuto, lo farà anche a Venezia, ma insomma con che fatica riuscire ad avere una vasca, insomma. Un mondo diverso, un mondo senz'altro più libero. Intanto Teodora sa leggere e scrivere, cosa che invece alle veneziane non viene assolutamente insegnato, le ragazze la scuola non la fanno fare. E poi c'è qualcosa che preoccupa alcuni veneziani, uno in particolare, il cattivissimo Piero il Castigatore, perché non tutti sono convinti che l'incontro con gli altri, lo scambio,
che è un po' all'origine del commercio, siano un vantaggio. La questione è la forchetta. Allora, la forchetta, voi quando mangiate usate la forchetta? Sì. Invece, nel Medioevo, quel pezzo di Medioevo lì, chiamiamolo XI secolo, ma l'anno 1000, ma non è necessario. In Europa la forchetta non si usava. Per cui si mangiava, come dire, venivano messi i cibi su dei piatti comuni e poi ognuno con un coltello prendeva il suo pezzo, poi si usavano molto le mani, poi le mani quando sono sporche si pulivano nei vestiti più o meno, non c'erano i tovaglioli, insomma era tutto un po' più... Si usava, non era la bella forchettina che l'illustrazione con quattro denti, ma ne aveva solo due in realtà la forchetta della nostra Teodora, però era un'abitudine scontata, ognuno aveva la sua posata e con quella pigliava. Però era d'oro assolutamente, sì, quello è giusto. E la scena, come dire, il libro, la cosa terribile che Piero, diciamo, il colpo di scena tremendo, la vendetta cattivissima di Piero il Castigatore scatterà proprio quando, in occasione della cena ufficiale in cui Teodora viene presentata dal doge a tutti i veneziani, Teodora mette a mangiare prendendo la forchetta. E a quel punto Piero Castigatore comincia a dire: ma cosa fa questa? Perché non usa le mani di cui siamo dotati? Che per quale motivo perverso lei non tocca il cibo con le mani ma usa la forchetta? A quel punto comincia a dire delle cose pazzesche su questa povera ragazzina che non sa neanche se mettersi a piangere, se scappare, però le principesse poi devono anche sapersi controllare, per cui lì per lì non dice niente e poi intanto pensa come venire fuori dal guaio. Voi sapete come si chiama oggi Bisanzio? C'è qualcuno che lo sa per caso? È una città di cui si sente parlare ancora oggi molto spesso, ma con un altro nome, quindi uno magari non la riconosce. Si chiama Istanbul ed è non proprio la capitale, ma la città più importante della Turchia. Bellissima. È una città bellissima. Bisanzio è una delle città, forse la città più bella del Mediterraneo, dopo Venezia per l'appunto. Però io non lo so. Sarebbe Roma. Com'è? Ci sarebbe Roma che non è proprio brutta. Ma non è proprio brutta, può essere un buon secondo posto. Però Bisanzio è una città, Bisanzio, Istanbul, è una città di un fascino molto particolare. Perché è una sorta di, come dire, di porta su mondi diversi. È una città tra due continenti, l'Asia e l'Europa, tra due mari, il Mar Nero e il Mediterraneo. È sempre stato un punto di incontro e di passaggio. Il che non è sempre una fortuna. Bisanzio è stata assediata varie volte, conquistata qualche volta. E una volta Annalisa ha taciuto, ma è stata conquistata dai veneziani. Sì, c'è scritto. C'è scritto, ma adesso non voleva dirlo per non impressionarvi. Ma in realtà il rapporto tra Bisanzio e Venezia è stato un rapporto un po' complicato. Come spesso sono i rapporti tra madre e figlia, peraltro, che possono essere un po' complicati. E i veneziani hanno conquistato e saccheggiato Bisanzio, bisogna anche dirlo, francamente. Poi dicevo, è un punto di incontro e tra l'altro, oltre ad essere stati compagni di banco, io e Annalisa, abbiamo anche visitato insieme, credo entrambi per la prima volta, Istanbul, Bisanzio. E un po' di anni fa, però adesso non entriamo nei dettagli, un po' di anni fa, e eravamo ospiti. A proposito di incontri, eravamo ospiti da una coppia di anziani signori molto gentili e molto simpatici, dei nonni di una nostra amica. Questi nonni, questi due signori, parlavano un sacco di lingue, con noi parlavano italiano, le nostre conoscenze del turco non erano molto approfondite all'epoca e non sono migliorate. Sono rimaste lì, e però questi due anziani signori fra loro, che hanno sempre vissuto a Istanbul, sono nati lì, i loro genitori erano nati lì, i loro nonni erano nati lì, ma loro parlavano spagnolo.
perché parlavano spagnolo. Potrei chiedere se qualcuno di voi ha un'idea perché questi due anziani signori che hanno sempre nati a Istanbul, sempre vissuti lì, parlavano spagnolo. Ma credo che sarebbe forse una domanda un po' troppo difficile, almeno per le prime file. Non so se c'è qualcuno delle file più indietro che vuole ipotizzare. Perché? Chiacchia, sono distratti quelli delle file più indietro. Dopo li riprendiamo. Dopo li... Perché erano ebrei. Questi signori erano i discendenti degli ebrei spagnoli che molto tempo fa, 500 anni fa, erano stati cacciati proprio perché ebrei dalla Spagna e avevano trovato rifugio in questa città così lontana, no? Da una parte dal capo al capo opposto del Mediterraneo. Avevano dovuto attraversare il Mediterraneo su delle imbarcazioni più o meno di fortuna, erano stati spesso anche depredati da pirati o da persone che si erano offerti di aiutarli a fuggire dalla Spagna e in realtà poi li avevano sfruttati, anche loro derubati. Insomma, una storia che ci ricorda qualche cosa anche di tempi recenti, no? Di gente che ha dovuto fuggire, più o meno ha incontrato le stesse difficoltà ed era arrivata a Bisanzio. Allora si chiamava, non da moltissimo tempo, si chiamava già Istanbul perché era stata conquistata dai turchi. L'impero bizantino, ahimè, era finito, purtroppo tutte le cose belle finiscono, anche l'impero bizantino è finito. C'erano i turchi, però i turchi che in genere non hanno una fama, una buona fama. No, soprattutto in Italia i turchi sono stati sempre visti come una minaccia, no? Musulmani, mamma di turchi, sbarcano sulle coste, saccheggiano, derubano, eccetera. Però i turchi, insomma, avevano anche loro la loro qualità e un po' per interesse, un po' perché in fondo un po' più tolleranti degli europei cristiani del tempo lo erano, hanno accolto questi profughi ebrei che scappavano dalla Spagna. Thank you.